Quando siamo andati alla Vocational School di Micolongue, ero veramente curioso di fare un raffronto con un qualsiasi nostro istituto professionale. A Micolongue, un puntino nel cuore di una pianura verde infinita, abbiamo incontrato decine di studenti che, grazie a Umana, stanno cercando di costruirsi veramente un futuro. I corsi sono tanti, c'è chi studia per diventare falegname, c'è chi studia per diventare fabbro o anche esperto nella lavorazione dell'acciaio. Ci sono poi i futuri fabbricanti di scarpe, le parrucchiere del domani, tutti uniti dalla stessa voglia di fare. C'è persino un corso per conseguire il diploma in fashion design. Ad Amalica c'è invece una scuola per maestri ed anche questa esperienza è stata molto toccante. I ragazzi che la frequentano, una volta diplomati, si spingeranno fino nei villaggi più remoti. Il maestro qui non serve solo per insegnare a leggere e a scrivere, ma soprattutto per assimilare stili di vita corretti.